Migliorano le condizioni sul manto stradale, viste le opere strutturali su tutto il territorio comunale della provincia di Teramo. Sì, l'amministrazione provinciale sta continuando un'opera importante sulle strade provinciali, in modo particolare io seguo quelle sul territorio comunale di Teramo. Ultimamente sono partiti i lavori su SPD18, zona Varano, Collemenuccio, Monticelli, dove da tanti anni c'è una situazione di pericolo e abbiamo iniziato qualche giorno fa un intervento importante di 90.000 euro, si sta già procedendo velocemente con appunto la messa a livello delle quote stradali e successivamente ci saranno opere importanti di asfalto. Anche sulla SP47 per Valle San Giovanni interverremo a breve, abbiamo fatto un'altra riunione con i cittadini settimana scorsa, che è seguita la prima riunione di gennaio, abbiamo presentato il progetto esecutivo approvato per un importo di quasi 200.000 euro, la gara è iniziata, siamo coscienti che a metà aprile avremo il nome dell'impresa con tutti gli adempimenti di legge. Pensiamo che entro il mese di maggio possiamo iniziare veramente questi lavori che riguardano due punti sulla strada di accesso al paese.